Buonasera a tutti e a tutte. Innanzitutto io porto i saluti del presidente della Fondazione Balducci, Andrea Cecconi, che all'ultimo momento non ha potuto essere presente. E mi scuso che ho un breve saluto in italiano. Buonasera a tutti e a tutte. Ringrazio gli amici della Fondazione del Bianco per l'invito al Festival della diversità delle espressioni culturali. Quest'anno ricorre il centenario della nascita di padre Ernesto Balducci. E quando abbiamo proposto al presidente emerito Paolo Del Bianco di far parte del nostro comitato celebrativo, è stata subito sua intenzione, insieme a Carlotta Del Bianco, coinvolgere la figura di Ernesto Balducci nel loro progetto dal titolo Luoghi Parlanti. La vita di Ernesto Balducci si è sviluppata in vari luoghi, che sono stati significativi per il suo percorso di crescita umana, intellettuale e religiosa. In accordo con la Fondazione del Bianco si è deciso di chiamare questo progetto I luoghi di padre Ernesto Balducci. Non ci concentreremo solo sul luogo, ma vogliamo ripercorrere tutta la sua vita attraverso i luoghi vissuti, a partire dalla sua infanzia, nel piccolo borgo di Santa Fiora, abitato per lo più da famiglie povere, di minatori. Poi per passare a Roma, dove poté assistere al grande evento del Concilio Vaticano II, giungendo infine a Fiesole, Firenze, nel 1965, presso l'Abbadia Fesolana. In questo luogo, circondato dalle colline fesolane, Ernesto Balducci si rivelò un grande promotore di pace e di dialogo interreligioso, come nello spirito della Fondazione Romualdo Del Bianco. Molto di più avrebbe potuto raccontarci, ma purtroppo la sua vita si è fermata a causa di un incidente stradale. L'ultimo luogo del percorso dei luoghi di Balducci è anche quello che lo vide nascere, Santa Fiora, con i suoi boschi e le sue mura e il grande Montamiata. Lì nel piccolo cimitero è sepolto, accanto ai suoi coetanei, martiri della strage di Nocciuleta del 14 giugno 1944, per mano delle truppe nazifasciste. In questo percorso è nostra intenzione far conoscere ai visitatori i luoghi da lui vissuti e soprattutto la storia di uno dei più grandi liberi pensatori del cattolicesimo del XX secolo. Grazie a questo progetto, I luoghi di padre Ernesto Balducci, la memoria e la conoscenza di questa personalità vivrà oltre la celebrazione del centenario, che si concluderà il prossimo anno ad agosto. Vi ringrazio ancora per questa opportunità ricevuta e ringrazio la Fondazione Romualdo Del Bianco per questo bel convegno. Grazie.